Destinazione. Destinazione è un termine che evoca un sentimento, un pensiero, un'immagine, un ricordo. Destinare significa andare verso qualcosa, verso qualcuno. Destinazione Romagna perché, caro Presidente Augusto Patrignani? Perché la Romagna è la più bella terra del mondo e quindi bisogna venire in Romagna. Quindi è tutto, un pensiero, un ricordo. Un pensiero, un ricordo, terra di dolce vita, di passioni, di enogastronomia, di bella gente, accogliente, ospitale. La Romagna è la più bella terra del mondo. Quindi destinazione Romagna è, come dire, evocare una sorta di viaggio all'interno. Forse Goethe l'avrebbe detto quando ha fatto il giro in Italia, il viaggio in Italia. Lui non ha usato il termine destinazione Romagna, perché destinazione Romagna è un po' il termine da noi inventato, ma poi è stato Andrea Corsini, assessore regionale al turismo, a porre con questa sua legge destinazione Romagna. Ma destinazione Romagna va bene perché vuol dire che devono venire in Romagna. E poi quelli che vengono in Romagna difficilmente non ritornano. Ritornano sempre. Molti si fermano anche, perché la Romagna è terra di benessere, di accoglienza, di ospitalità, di cortesia, di gente alla mano e che ama le persone. Quindi da noi poi trova mare, colline, terme. Quindi come si fa a non andare in un posto del genere? Io credo che lei possa mettere qui al petto un piccolo ricordo, perché l'ha riconosciuto lo stesso assessore Andrea Corsini quando ha detto: ma la notte del Liscio è nata, Liscio, è nata proprio qui, con lei. Beh, è nata qui perché molto ovviamente già era in itinere, se ne parlava. Qui abbiamo strappato l'assessore Corsini, forse ancora in prima battuta, che questa notte si sarebbe fatta, e quindi poi ha avuto il seguito. Quest'anno c'è di nuovo la seconda edizione, che ci sarà a giugno. È stato già un successo l'anno scorso, i media ne hanno parlato, anche perché Casadei è un patrimonio di questo territorio e non vedo perché non lo dobbiamo sfruttare. Il Valzer, o il Lizio, come dice, Lizio, come dice Raul Casadei, in qualunque parte del mondo lo suonano e lo ballano. Noi, che è partito di qui, è una nostra tradizione, non vedo perché non ci dobbiamo puntare. Quindi è stata una grande scelta quella di poter fare qualche serata con il Lizio, perché fa parte della nostra tradizione, insomma. Presidente Augusto Patrignani, prima di definire i paletti di questo nostro confronto, questo nostro Vox Populi, io desidererei fare ascoltare i nostri telespettatori una intervista brevissima che pochi minuti fa abbiamo registrato con il sottosegretario delle politiche comunitarie, onorevole Sandro Gozzi, che è di questa terra e quindi è un romagnolo. Credo che ci parli, Presidente, prima di tutto di un'immagine geopolitica, e poi ci dice: ma guardate che la Romagna appartiene all'Europa, non all'Emilia e Romagna solo. Vogliamo ascoltare questa pillola, regia? Onorevole, Europa in fibrillazione, May che indice le elezioni in 4 e 4-8, domenica di fuoco in Francia e poi in autunno la Francia e poi successivamente forse l'Italia. Cosa succede in Europa? Siamo in una fase di grandi cambiamenti, cambiamenti che possono portare a un rilancio dell'Europa, ma cambiamenti che possono anche portare a un blocco totale dell'Europa. E quindi certamente una fase molto, molto particolare, da seguire molto da vicino. Theresa May, dopo un lungo tergiversare, ha all'improvviso deciso di convocare le elezioni generali in giugno nel Regno Unito. Ne ho parlato proprio oggi qui a Roma, perché è venuto il ministro per la Brexit di Theresa May, David Davis, era la sua prima visita in Italia, e abbiamo parlato a lungo di questo. E loro, i britannici, il governo, vogliono avere un mandato chiaro sulle modalità del negoziato. È chiaro, nessuno del governo, nessuno del Partito Conservatore, ma in realtà anche tra i laburisti, mi sembra, in generale vuole mettere in discussione la decisione di lasciare l'Unione Europea, la Brexit, almeno non in questo momento, non in questa fase.
Però si discute molto a Londra sulle modalità dell'uscita, del negoziato dell'uscita. E io credo che proprio queste modalità, cioè come i britannici lasceranno l'Unione e come i britannici faranno un nuovo accordo con l'Unione, sarà il tema centrale della campagna elettorale. E il ministro Davis oggi mi spiegava che loro vorrebbero avere un mandato chiaro dai britannici sulle linee guida e sulle proposte negoziali che loro hanno già fatto. Quindi un elemento di chiarezza, un elemento che chiaramente dà anche potrebbe dare, se vincesse, un forte mandato popolare al primo ministro Theresa May, che come ricordiamo non si è mai presentata alle elezioni come aspirante candidata a diventare primo ministro, dato che ha sostituito in corsa David Cameron, e quindi anche da questo punto di vista Theresa May vuole andare avanti. E poi c'era anche un aspetto di calendario: se avessero mantenuto la scadenza naturale della legislatura, avrebbero votato fine 2019, inizio 2020, quindi diciamo che avrebbero fatto campagna elettorale nella fase finale dei negoziati. Però, però onorevole, le nostre attenzioni sono tutte puntate su Parigi, sulla Francia. Sì, appunto, questa infatti è la cosa più importante. La cosa più importante politicamente è quello che succederà a Parigi questa domenica e poi il 7 maggio. Mai un'elezione francese è stata così incerta e veramente tutto potrebbe succedere. Oggi il favorito nei sondaggi è Emmanuel Macron. Io spero vivamente che Macron vinca il primo turno e comunque vinca le elezioni, perché è il più riformatore, è quello che non ha paura del cambiamento, è il più europeista, lo conosco molto bene, siamo amici da vario tempo, vedo in lui una persona nuova per la politica, ma molto, molto competente e molto coraggioso. E certamente la Francia di Macron avrebbe il presidente più europeista della storia della Quinta Repubblica. Dal 1958 a oggi non c'è mai stato un presidente, non sarebbe mai stato un presidente così europeista come Emmanuel Macron. È chiaro che se vincesse lui sarebbe una Francia che ritorna veramente in pista, la protagonista, e per noi sarebbe certamente una buonissima notizia, per noi come italiani e per noi come coloro che convintamente continuano a fare la scelta dell'Europa, cambiando l'Unione Europea che abbiamo adesso, ma per questo abbiamo bisogno di forti alleanze e certamente Emmanuel Macron sarebbe uno di questi alleati. E io adesso dovesse vincere Marine Le Pen sarebbe la fine dell'Unione Europea. E adesso, onorevole Gozzi, giro fortissimamente pagina, ma la Romagna in questo quadro geopolitico, come la vede lei? Come vede dall'Europa questa Romagna? Beh, non gira la pagina, semplicemente mette la lente di ingrandimento su una parte di Europa. Diciamo che parlando del futuro della Romagna, parliamo del futuro di una parte d'Europa. E come la penso lo sapete, e sono molto contento del dibattito che sia finalmente aperto in Romagna e anche del lavoro che state facendo voi a Teleromagna con tanti soggetti, tanti rappresentanti anche delle categorie per questo. La vedo come una terra che può avere importanti opportunità. I dati dicono che la Romagna e in generale l'Emilia Romagna, ma anche la Romagna, stanno uscendo dalla crisi con dati migliori, in maniera più consolidata di altri, però obiettivamente c'è tutto da reinventare. C'è da reinventarsi il governo del territorio, tema della grande Romagna, dell'area vasta, chiamiamolo come vogliamo, del progetto Romagna va definito nella maniera più efficiente possibile. Poi vanno fatte delle scelte di strategia economica, che secondo me devono partire dai punti di forza della Romagna, e ci sono delle realtà che stanno emergendo. Il Macfrut secondo me ha intrapreso la via giusta, ci sono delle grandi realtà imprenditoriali, economiche, però in chiave europea secondo me la Romagna deve sempre di più agganciarsi al cuore dell'Europa. Questo richiede
infrastrutture, richiede un lavoro di governo del territorio e deve essere la leader di quella nuova regione adriatica e balcanica che offre delle opportunità imprenditoriali, di investimento, di grandi progetti di turismo sostenibile, di infrastrutture, riguarda 70 milioni di abitanti, sono gli abitanti delle paesi, delle regioni che si affacciano sull'Adriatico. Io sono convinto che la Romagna può diventare leader di questo e questo secondo me è un progetto di questa parte di Europa che può portare molti vantaggi a tutti. Io la ringrazio perché so che lei sta lavorando alacremente sul discorso delle due riviere dell'Adriatico che si avvicinano sempre di più. Sì, assolutamente. La ringrazio. Grazie a voi e buona serata a tutti e saluto ai suoi ospiti. Grazie e buon lavoro a lei, signor Presidente, evidentemente l'onorevole Gozzi non poteva dire di più sul, che so io, aeroporti, porto, E45, Emilia, la sanità, la mobilità, però ha parlato di una Romagna ben definita in Europa. Ha parlato anche di infrastrutture, quindi le infrastrutture ci sta tutto, il contrario di tutto, però le infrastrutture sono importantissime per qualsiasi territorio, quindi a maggior ragione un territorio così turistico come il nostro ha bisogno di infrastrutture. E quindi su questi temi chiameremo al confronto i protagonisti di questa serata di Vox Populi, benissimo, insieme a lei. Benissimo. Grazie, regia, sigla. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. www.confcommerciocesenate.it. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina, Romagna passione da ti specchi nel tuo mar, Romagna capitale, Romagna superstar. Ecco, questo era l'inno che ama definire così poi il presidente Patrignani, l'inno Romagna capitale. C'è il superinno che è quello Romagna mia, non dimentichiamolo mai, il superinno. Beh, Romagna capitale comunque è molto bella. Quindi Romagna mia è ormai un brand nel mondo. Romagna capitale molto probabilmente lo diventerà. Perché questo tema e questa musica evoca un po' il discorso poi che affronteremo durante questa puntata della Romagna, intesa come qualcuno ha detto provincione, provincia, comunque una serie di entità che si integrano tra di loro. La Romagna è un territorio unico e ormai le città si stanno intrecciando fra di loro perché comunque c'è una grande espansione e quindi per me è una grande città, è una grande città che deve essere unita tutti quanti insieme per raggiungere un risultato comune. Quindi la Romagna è quella terra che deve unire tutti per portare dei risultati. Dottor Davide Drei, sindaco di Forlì, che cos'è per lei la Romagna? Beh, la Romagna è una terra intanto dalla fortissima identità, intanto di natura geomorfologica e naturalistica. Oggi abbiamo, come provincia di Forlì Cesena, consegnato al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi l'archivio Zangheri, una donazione e che è stato uno dei ricercatori che nella storia dei ricercatori romagnoli ha riconosciuto nella Romagna una storia che nasce innanzitutto dalla terra e si traduce poi in una fortissima tradizione culturale, per cui c'è un punto di legame tra tutte le popolazioni romagnole. Però la Romagna oggi si costruisce certamente anche cercando di riconoscere dei nuovi perimetri amministrativi e delle nuove funzioni. Ma a mio parere proprio il suo carattere policentrico, dove non c'è una città, un territorio
catalizzatore, che è stato, come dire, coagulante di questa storia, ma ci sono tante città, tanti paesi, ha bisogno di assumere un nuovo equilibrio e una nuova fiducia reciproca territorio per territorio. Questa è la premessa indispensabile per costruire un sistema Romagna che funzioni. Professoressa Liviana Zanetti, lei è presidente della PT Servizi Emilia Romagna, tra i compiti è quello, sarà quello di definire l'applicazione poi di questa nuova legge sul turismo, che è molto interessante. Noi abbiamo rubato il titolo a Destinazione Romagna perché è stato costituito questa cabina di regia della Romagna. Certo, la nuova legge 4 è una legge che io considero una sfida per la regione Emilia-Romagna e per tutte quelle terre che non hanno mai avuto nel loro territorio la voce economica turismo. È una terra dove dovunque abbiamo delle potenzialità da sviluppare. Ci sono luoghi dove si è sviluppata in maniera importantissima, e uno per tutti la Riviera, che ha fatto scuola, che è diventata un'industria turistica. Ci sono territori dove il turismo non è mai stato considerato, ma ora progressivamente la popolazione comincia a comprendere, per esempio nel Parco delle Foreste Casentinesi, che ricordava prima il sindaco Drei. Apro una parentesi velocissima e la chiudo: questa operazione che avete fatto oggi nei confronti del parco mi ha fatto un piacere immenso, perché tanti anni fa, troppi anni fa, trovai negli scantinati della provincia, in qualità di assessore alla cultura, delle strane macchine fotografiche che mi dissero essere appartenute a Zangheri. Pietro, erano a rischio di rottura perché avevano vetri molto particolari, e io le consegnai allora ufficialmente al Parco delle Foreste Casentinesi. Sono ancora ben conservate, quindi questa operazione completa quell'operazione iniziata un po' di anni fa, e credo che sia il luogo giusto dove deve rimanere il tutto. Credo che sia la legge 4 una sfida per tutti quei territori che ancora non sono dentro il sistema turistico. Il Parco delle Foreste Casentinesi è uno di quelli. Non è mai stato dentro, anzi, se ricordate bene, quando nacque il parco c'era una linea di pensiero che quasi non ama immaginare che ci sia una frequentazione di turisti all'interno del parco, ma meno persone ci sono e più sembra quasi che questa biodiversità possa essere ben conservata. Ultimamente il presidente del parco, Luca Santini, ha chiesto proprio ad APT Servizi di fare che cosa? Quello che dovremmo fare come destinazione, vale a dire mettere a sistema tutte le comunità che sono dentro al parco, naturalmente col turismo sostenibile. Abbiamo fatto questa operazione e in un anno abbiamo raggiunto il più 80% di incoming turistico. Tra l'altro abbiamo ottenuto anche la certificazione europea e abbiamo fatto un percorso. Praticamente ci dobbiamo avviare a fare questo lavoro in tutte le comunità della Emilia Romagna. Ma c'è un ma. Non si può fare turismo né se c'è una volontà politica condivisa, se la popolazione e la comunità non capisce di vivere in un territorio che ha delle potenzialità che possono essere di appeal turistico. Se noi non abbiamo la collaborazione dei cittadini non ce la possiamo fare. Sì, però io adesso faremo questo giro, Presidente, però la Presidente Zanetti, la professoressa, ha aperto un capitolo, ha detto istituzioni da una parte e popolazione dall'altra. Dice se la popolazione... Ma i privati, insomma, per sì, intenderci. D'accordo, i privati, però bisogna che il pubblico si dia da fare e per creare sistema. No, non è facile, lo diamo per acquisito, però non è facile, come vedremo durante il cammino di questa puntata. E l'input deve venire, le istituzioni, se parliamo di destinazione Romagna, ha da essere la destinazione Romagna, non la destinazione Tizio, Caio, Sempronio, ovvio. Perché il problema lo si gioca qui, tra di voi, cara prof. Io ne sono perfettamente consapevole, non ho dubbi e sono molto entusiasta di questa nuova legge, pur comprendendo quello che lei dice e conoscendo perfettamente le criticità. Ma le criticità devono essere superate solo e solo se si lavora in sinergia. Castorri, Comune di Cesena, lei è assessore importante, Cristian Castorri, alla cultura,
la cultura ha un ruolo fondamentale in questo tempo, insieme al turismo. Prima di iniziare si diceva come il ministro Franceschini stia lavorando bene in ordine a questo tema, finalmente. Cosa possono fare i comuni? Quindi dopo arriveremo, guardate, siamo ancora sulle generali, poi parleremo di porto, aeroporti, eccetera, eccetera. Quindi ci stiamo scaldando, ecco. Beh, prima di tutto due considerazioni. Il turismo culturale viene citato nel piano strategico per lo sviluppo del turismo approvato dal governo, è quello che può crescere più di tutti da qui al 2020, quindi credo che questo sia un elemento importante. Così come altrettanto importante è stato sia da parte del governo sia da parte della regione avere dato al turismo quel ruolo che gli compete, ovvero comparto centrale per lo sviluppo e la crescita del paese, perché se pensiamo che l'11,8% del PIL e il 12,8% di occupati è nell'ambito del turismo, credo che questo sia particolarmente significativo. Cosa possono fare i comuni? Io credo che alla luce anche di questo scenario, nuovo scenario normativo di riferimento, gli enti locali possono fare tanto, possono sicuramente fare di più di prima, perché ci saranno delle regole più chiare rispetto a prima per esaltare il ruolo del pubblico da una parte e il ruolo del privato dall'altra. Io cito un'azione, un'operazione che dal mio punto di vista è stata un'operazione molto, molto importante per il Comune di Cesena, portata avanti con l'associazione di categoria, dell'operazione degli yacht diffusi. Praticamente tutti gli esercenti, gli esercizi che ne facevano domanda potevano partecipare a un corso promosso dall'amministrazione in accordo con le associazioni di categoria, un corso dove appunto vi era la possibilità da parte degli operatori di approfondire i contenuti culturali e turistici della città. In cambio l'amministrazione deve offrire qualcosa in cambio. L'amministrazione comunale di Cesena cosa ha fatto? Ha dato la possibilità a questi operatori di avere l'esenzione della tassa di occupazione di suolo pubblico per tutti coloro che avevano partecipato al corso. Credo che questo sia un esempio concreto di collaborazione fra pubblico e privato con un obiettivo preciso, promozione turistica della città. Io vorrei darvi un esempio di collaborazione però che è il privato. Ho presentato Augusto Patrignani poco fa, intanto lo devo inquadrare bene, vicepresidente regionale di Confcommercio Imprese per l'Italia, ma presidente insieme a Vignatelli, che ne è vicepresidente, di questa nuova struttura, perché voi immaginate, noi sottovalutiamo questi passaggi. Confcommercio ha operato mettendo, si dice sinergia, ergos, mettere insieme le forze tra Forlì e Cesena. Così dimostrano le imprese, l'ha fatto il sindacato della CISL, l'ha fatto la Lega delle Cooperative, insomma questa è una dimostrazione anche per gli enti locali, per le istituzioni che vanno un po' a rimarchio, o sbaglio, Vignatelli? No, è molto importante entrare in rete, riuscire a creare una forza delle sinergie che possono essere utili per le nostre imprese, per tutto quello che è il nostro territorio. E il fatto di poter collaborare insieme anche alle amministrazioni, a tutto quello che è quello che può muovere tutto il benessere locale, va messo in campo. Per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda quello che noi possiamo mettere, le nostre imprese sono pronte a poter mettersi a disposizione, cercare di dare il massimo delle opportunità per poter far sì che il nostro territorio sia sempre più propositivo. E noi in questo caso siamo assolutamente a disposizione loro. Io mi rivolgo anche al dottor Giacomo Costantini, che è assessore al turismo della città di Ravenna, una magnifica città. Io, presidente Patrignani, mi deve perdonare, mi perdoni il sindaco di Forlì, Cesena, abbiamo avuto modo di contattare anche Ferrara, perché parleremo di Ferrara e Comacchio, perché sono in destinazione Romagna, con Tagliani, Marco Fabri, che
va verso il rinnovo della propria sindacatura adesso l'11-15 di giugno. Ebbene, però io amo Ravenna, lo devo dire. Amo Ravenna perché faccio un piccolo outing, se volete. Quando sento dire l'ultimo weekend di Pasqua, leggo sui giornali che a Ravenna, proprio il titolo, se volete, non so se abbiamo la rassegna stampa, dice, ma a Ravenna si visita in una mezza giornata. Era sul, no, non fatemi dire il giornale, ma come si fa? Ravenna, consentitemelo, lo dico con chiarezza, sotto l'aspetto storico, archeologico, è una quinta città italiana. Inutile che giriamo attorno. Questa è la verità. Poi Ravenna dovrà mettersi in rete, cosa che non avviene. Sto sbagliando? Parto con l'assessore, caro Presidente, mi interrompo. Se lei non condivide, io... è un outing personale, personalissimo. Assessore. Noi, grazie dell'assist, insomma, è un assist. Sì, glielo do, però quel titolo di giornale diceva che vengono per mezza giornata e quindi c'è qualcosa che non funziona. Qualcosa che non funziona è il tentativo, non c'è qualcosa che non funziona, c'è un patrimonio enorme che è la città di Ravenna e che la città di Ravenna può mettere a disposizione della destinazione Romagna, perché nel turismo moderno, con i turisti contemporanei che di fatto organizzano un percorso all'interno delle nostre città, non possiamo avere la presunzione di candidarci ad essere destinazione unica e sola, specialmente quando parliamo di prodotto culturale. Noi dobbiamo, come Ravenna, mettere a disposizione quello che è il nostro valore, la nostra eredità culturale e artistica, per fare in modo che si ricordi di Ravenna nel momento in cui si arriva in questo punto, in questa parte d'Italia, insomma, essere una tappa del percorso. Dopo sta nell'amministrazione, in quello che offre, come si promuove, cercare di trasformare i visitatori di una sola giornata in presenze turistiche. Però noi diciamo che abbiamo visto che nei dati dal 2015 in poi c'è un protagonismo della città d'arte che è il prodotto che più cresce tra gli altri. Sappiamo che Ravenna, col prodotto balneare, che è il prodotto maturo della nostra destinazione, e il prodotto ambientale, che invece è un prodotto tutto quanto da costruire. Pensate che Ravenna è una bellissima città d'arte, però incastrata dentro il Parco del Delta, che è una... È un plus territoriale che ci unisce tra l'altro a Comacchio e a Cervia Cesenatico. È un parco che ci abbraccia tutti quanti, quindi di fatto abbiamo già delle cose da mettere in sistema e a valore. Non è vero che Ravenna si visita solo in un giorno, e la nostra visione strategica è quella di approfondire, è quella di mettere in campo, concretizzare il progetto del parco archeologico di classe, per aggiungere alla città d'arte, dove abbiamo sette monumenti UNESCO, l'ottavo, che è Santa Apollinare in classe, legato all'antico porto romano di classe che è stato inaugurato poco più di un anno fa, e al museo archeologico che andremo a inaugurare nel prossimo anno. Un museo archeologico che è all'interno di un contesto di pregio e di design industriale come l'ex zuccherificio di classe. Quindi stiamo dando una motivazione in più per stare qualche ora in più, qualche giorno in più a Ravenna. Ovviamente nel momento in cui si decide di venire a Ravenna per la reputazione che ha come città d'arte, compito nostro e dei privati che devono collaborare con l'amministrazione è dare tutte le leve motivazionali possibili per stare un giorno in più rispetto a quello che si è programmato. Però Ravenna non ce la può fare da sola. Ravenna deve giocare di squadra con la destinazione Romagna e proporsi, per quella che è la sua vocazione principale, il suo prodotto strategico, che è la città d'arte, perché così può essere ricordata come lab culturale. Vuoi fare una vacanza di questo tipo? Vuoi fare un'esperienza di questo tipo in Romagna? Da Ravenna devi passare, ma ci devi passare anche in un percorso Ferrara-Bologna-Ravenna o Venezia-Bologna-Ravenna, Ravenna-Firenze. Poi Liviana potrà dire qualcosa da questo punto di vista. Creare connessioni, perché più vogliamo parlare ad un pubblico ampio, più ci allontaniamo dall'Italia, più vogliamo internazionalizzare il nostro turismo, più dobbiamo pensare in grande creando dei collegamenti. Quindi le sinergie con altri territori sono fondamentali, perché nel momento in cui si viene in Italia, pensare, avere la presunzione che si possa visitare solo Ravenna, o dico io azzardo, anche solo Firenze, è riduttivo. Adesso Augusto Patignani, caro Presidente, mi piacerebbe ascoltare quello che dice il dottor Raffaele Calisesi, che è consigliere Federalberghi proprio di Ravenna, col quale
interloquivo prima di iniziare, lui mi diceva: grazie a Dio, beh, ho Giove Pluvio che non ha portato acqua, un po' di gente per due giorni l'abbiamo avuta, dice Federalberghi, però siamo tra coloro che sono sospesi, così mi ha detto. Sì, anche perché diciamo che il tempo è giocato a nostro favore, però quello che non si può contare sempre sul tempo, che ci sia il sole, e non si può puntare sul weekend di Pasqua. Ogni tanto fate le erogazioni, una notte si facevano le erogazioni per la pioggia, adesso bisogna fare le erogazioni per il bel tempo. Assolutamente. E quindi non possiamo puntare sui ponti che ci possono essere adesso dal 25 aprile, 1 maggio, 2 di giugno. La nostra, come diceva prima il nostro assessore, è una città bellissima, come sì, diceva io prima anche lei. Non rinnego. Chiaramente è un problema fondamentale che non è conosciuto nel mondo. Nessuno sa che esiste Ravenna, specie all'estero, ma per un problema fondamentale che Ravenna non è mai andata a vendersi nei mercati importanti. Ravenna non è mai andata alle fiere. Noi sono anni che come Federalberghi cerchiamo di essere un pungolo per l'amministrazione, anche per non soltanto il comune ma anche la regione, perché Ravenna, noi abbiamo fatto solo una piccola parentesi, un educturo, ce lo siamo organizzati noi di Federalberghi. Quindi come operatori alberghieri. Come operatori alberghieri abbiamo chiamato dei russi che sono venuti a Ravenna. Questa tour operator russi, cioè io sono 10 anni che vengo a Rimini, ma di Ravenna non sapevo neanche che esistesse, ma è una città bellissima. Fate cosa, era un eductour che puntava tutto sulla conoscenza di Dante, in previsione ovviamente del ragionamento Dante 2021. Perché il 2021 problema, abbiamo i 700 anni dalla morte di Dante. Noi siamo andati, esatto, 14 settembre e 2021. E chiaramente io sono andato anche a B di Milano, di recente c'è stata questa la borsa fiera. Internazionale del turismo di Milano. E chiaramente anche con la Presidente, esatto, c'era anche la Presidente. Esatto. E di Ravenna purtroppo era latitante. Cioè noi cerchiamo di essere da stimolo con l'amministrazione, perché Ravenna nei momenti in cui conta e nei momenti in cui bisogna esserci, Ravenna non c'è. E penso che principalmente il problema di Ravenna, al di là dell'isolamento stradale, delle ferrovie e quant'altro, sia proprio un problema che non è mai andato a vendersi. Nella seconda parte del nostro programma è bello però questo confronto, no? Tra le categorie economiche e le istituzioni, senza accusare nessuno, ma per analizzare, per capire, per fare certo. Sempre meglio. No? È molto bello, ma nello stesso tempo sta venendo fuori che un po' alla volta anche gli operatori e forse le istituzioni si sono accorti che il mondo è cambiato, anzi è cambiato e cambierà ancora tantissimo. Allora, in passato il nostro mare, il nostro territorio non aveva bisogno di tanta promozione, perché eravamo in pochi a fare turismo come è stato fatto in passato. E quindi c'era un'offerta che non riusciva a soddisfare la domanda per certi versi. Oggi noi non possiamo continuare a fare turismo pensando di vendere il mare, perché il mare nel mondo ce n'è tanto di mare. E lo vendono anche gli altri, perché gli altri non è che tutto d'un tratto si sono messi a dire ma a noi non ci interessano i turisti. Il turista interessa a tutti. Il mare ce l'hanno tutti. Noi abbiamo il mare e per fortuna abbiamo anche tutto quello che è l'aspetto culturale, artistico, che nel mondo non ce l'hanno. Quindi si può dire che noi non abbiamo competitor se oltre al mare gli vendiamo anche la cultura e l'arte. Quindi un po' alla volta, siccome i turisti latitano un po', forse ci stiamo accorgendo che è bene anche proporre Ravenna, appunto, l'entroterra, l'enogastronomia, e forse siamo nella direzione giusta. È chiaro che Ravenna è conosciuta nel mondo perché anche nei libri di storia è stata capitale dell'impero d'Oriente, cioè quindi Ravenna è conosciuta. Quando si va all'estero, Ravenna adesso in tanti posti Ravenna è conosciuta, però è chiaro che è un gigante che potrebbe essere sicuramente molto più noto. Però io credo che la destinazione Romagna sia veramente
una giusta via per poter andare nella direzione di non vendere più solamente il mare, che abbiamo un mare di concorrenti, dobbiamo vendere il mare, l'enogastronomia, la cultura, l'arte e tutto quello che abbiamo di bello che in giro per il mondo non c'è. Se noi stiamo insieme e ci uniamo, e perché uno è il mare, l'altro ha la cultura, l'altro può avere l'enogastronomia, se stiamo insieme e promuoviamo la Romagna, molto probabilmente non abbiamo competitor in giro per il mondo. Ecco, allora io adesso devo andare in pubblicità perché siamo in diretta, ci sono delle regole precise, dopo tornerà subito, perché il tema vero, ripeto, è trovare sempre questo, come dicevi il presidente Modo, siamo un punto di svolta, l'ha detto Gozzi, cosa vede dell'Europa? Beh, in fin dei conti la Romagna è un pezzo di Europa, noi pensiamo alla Romagna e le due rive dell'Adriatico si toccano, e in questo momento c'è una riva dell'Adriatico dall'altra parte che è più in difficoltà dell'Italia per problemi geopolitici, attenzione, e poi c'è l'Africa del Nord che ha altrettanti problemi, quindi potrebbe aprirsi anche uno scenario molto positivo per la nostra terra di Romagna, che è al centro di questo sviluppo adriatico. Ci fermiamo solo un secondo, pochi secondi, e poi riprenderemo. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. www.confcommerciocesenate.it. Cara professoressa, lei, ho visto che quasi quasi non mi permetteva di andare con la pubblicità perché aveva qualcosa sulla punta della lingua e... No, in effetti qualcosa sulla punta della lingua ce l'ho, perché ascoltando questi splendidi compagni di viaggio sento un entusiasmo, una volontà, soprattutto una consapevolezza di quelle potenzialità di cui parlavo prima, quindi sicuramente la destinazione avrà successo. Però c'è un però. Affinché la destinazione possa avere successo e si possano superare le criticità che soprattutto ci sono nell'entroterra, si parlava anche della situazione di Ravenna che avrebbe il diritto di avere un incoming maggiore di turisti, bisogna che capiamo molto bene in ambito turistico quello che fa il pubblico e quello che fa il privato. Quando parliamo di fiere, che prepara solitamente tutti gli anni APT Servizi e che non sceglie APT, ma vengono scelte dal tavolo pubblico-privato, che è il Comitato di Concertazione Turistico della Regione Emilia-Romagna, che è una regione democratica dove il pubblico decide insieme al privato. APT organizza le fiere e chi è che partecipa? Professoressa, mi perdoni perché siamo in diretta, ma va detto, certo. Mi piace la definizione che è una regione democratica. Lo mi è. Piace. Lo è. Perché ci sono delle regioni non democratiche. No, però il sistema turistico della regione Emilia-Romagna è l'unico che ha il comitato di concertazione pubblico-privato. Vale a dire, non è l'assessore che decide quali mercati fare come avviene in altre situazioni e in altri sistemi. Non decide il pubblico, è il pubblico insieme al privato che decidono quali sono le fiere e quindi quali mercati potere praticare. Fermi, aspetti. È vero, voi che siete a parte come Federalberghi, non lei, ma il presidente, questa concertazione tra pubblico e privato si verifica? Secondo ci sta? Me ad oggi funziona? Fino ad oggi, se il risultato è quello, li vediamo, sono sotto gli occhi di tutti, sicuramente fino adesso questo... Ecco, io volevo una cosa, prego presidente. Questo è il parere della... Ma sostanzialmente... Nelle fiere che organizza, nelle fiere turistiche non ci va il pubblico, il pubblico non ha letti da vendere, partecipano i club di prodotto, cioè quei consorzi di albergatori e di almeno 300 letti che vengono con il loro commerciale e vendono i loro letti, perché così funziona il mercato. Per cui alle fiere non ci deve essere l'assessore Costantini, che pure c'è, perché è un frequentatore di fiere, perché organizziamo delle conferenze stampa insieme ad altri amministratori, eccetera.
Però non ma è viene lui come vende. Va con Calisesi, no, vanno loro due. Sì, ma Presidente, non dobbiamo vendere i letti, noi dobbiamo vendere un territorio. No, no, un attimo, il mercato letti, turistico ha delle regole no, che sono delle ben regole, chiare i letti decise. Sono in tutto il mondo. Il territorio lo organizza la promozione, lo organizza il pubblico e lo sta facendo perché siamo reduci dalla BIT dove abbiamo fatto una cosa che poi racconteremo se volete. Sì, Assessore? No, e poi, velocemente dateci il quadro perché a me preme arrivare agli ingredienti per creare la destinazione. No, allora, solo un flash. Siamo partiti dall'analisi dei dati. Abbiamo visto quali sono i flussi che crescono sulla città di Ravenna insieme alle associazioni di categoria. Un tavolo tecnico abbiamo deciso, proprio tenendo in conto dei dati, quali erano le fiere nelle quali partecipare, gestendo la presenza nelle fiere insieme al Comune di Cervia, quindi abbiamo già cominciato a fare organizzazione di destinazione e insieme anche alla società gestione campeggi e Ravenning Coming. E quali sono le fiere alle quali avete deciso di partecipare insieme? Bruxelles, Vienna, Berlino, Praga, Varsavia, Budapest. Tutti insieme, quindi evitando A seconda del tipo di fiera, perché ci sono fiere business to business, fiera business to consumer, abbiamo deciso di andare o come destinazione o con la promo commercializzazione dei letti o degli alberghi o della società gestione campeggi. Per ogni fiera è stata fatta una scheda di feedback che servirà per gestire la presenza delle fiere per il prossimo Posso anno. Posso fare una domanda a tutti che è questa, Presidente? Fino all'anno scorso, non potete dirmi di no, prendevano su Cesenatico e Cervia e andavano per proprio conto a Francoforte. È possibile. Questo è capitato l'anno scorso, 2016. Però non dà risultati questo. Ok? Quest'anno, se è vero, vedremo i risultati. Vedremo i risultati, se è vero quanto detto. E quindi, sicuramente ci auspichiamo che ci devono essere risultati, perché quando sei in una fiera, quando ti fai conoscere, la gente viene. Quindi Destinazione Romagna cambia la prospettiva, non è più un discorso, lei ha citato il club di prodotto. Certo. State facendo un altro, l'intervento della legge Corsini è prodotto e territorio. Bravissimo. Insieme. Bravissimo. Signor Sindaco. Beh, intanto però, come dire, la Romagna non è solo la Riviera. La Riviera è un grande volano, perché evidentemente la Romagna è conosciuta nel mondo, in particolare per alcune località della Riviera, ma oggi la novità è che la Romagna davvero ha un'offerta diversificata, qualitativa, di primo piano e ha bisogno di comunicarla compiutamente e coralmente. Ecco la sfida oggi nuova. Destinazione Romagna, per la prima volta, può dire che vogliamo comunicare alla Romagna nella sua diversità, nella sua articolazione, nella sua offerta che davvero ha una possibilità e delle potenzialità oggi probabilmente non immaginate. È chiaro che bisogna valorizzare oggi i punti forti, gli asset, ma quegli asset possono crescere e arricchirsi se sanno inserire intanto una identità nuova, quella della Romagna in generale, e questa complessità che un entroterra ricco di storia, cultura, arte, centri storici, terme, parchi nazionali, modelli di attrazione turistica anche innovativa. Pensiamo al turismo sportivo che poi genera anche altre tipologie di problemi, perché noi abbiamo bisogno anche di migliorare l'assetto delle nostre strade, ma abbiamo delle esperienze di primo piano a livello mondiale che non possiamo disperdere dopo che l'imprenditoria e la passione dei romagnoli ha saputo farla crescere così bene. Ecco perché la Romagna, e non solo nel turismo, può nascere solo se c'è un patto fortissimo tra tutti i territori che la compongono. Castori, intanto chiedo state ammirando delle immagini di ciclismo, tra l'altro qui in questa terra, Presidente, dalla Nove Colli alla Via del Sale, il giro che presto arriverà. Bagno di Romagna. Ha deciso di dedicare un Vox Populi a questo? Noi faremo un Vox Populi dedicato proprio alla corsa che arriverà al Giro d'Italia, Bagno di Romagna. Cent'anni, attenzione, cent'anni del Giro d'Italia. È un grande evento per tutto il territorio. E Forlì. E Forlì. Che arriva, e quindi noi aspettiamo e aspettiamo quindi anche la presenza del sindaco, dell'assessore a Forlì. Castori, chiedo alla regia di preparare questa pillola che ho realizzato a Comacchio. Non so se qualcuno di voi l'abbia già vista, ma per me è molto interessante.
col ministro Franceschini. Perché Comacchio? Perché Ferrara, quindi i lidi di Comacchio, attenzione perché anche lì c'è un bel dilemma, non vogliono essere chiamati, vero Presidente, i lidi ferraresi, ma lidi di Comacchio. Tant'è che tempo fa, prima che nascesse l'idea del provincione, Comacchio pensava di fare un referendum per unirsi a Ravenna. Poi tutto è morto, è finito lì. Io però adesso c'è la Camera di Commercio. E c'è la Camera di Commercio che mi ci ha flirtato con Ravenna. Ma guardate le... come si chiamano? Le geometrie? No, come era il geometrie discorso? Parallele. Che ognuno apre il proprio conto, per dirlo in sostanza. Castori, regia, mi preparate intanto alla pillola di Franceschini. L'importanza, lei ha accennato al piano strategico nazionale. Qui stiamo parlando di questa terra, di questa Romagna, che ha bisogno davvero di integrarsi. So che dopo la costituzione del Consiglio di amministrazione di Destinazione Romagna, 14 membri, il Presidente Gnassi, lei, se non mi sbaglio, forse altri, ma sicuramente Castore, anche lei, Assessore, siete presenti. Il linguaggio cambia, le intenzioni cambia. Avete l'impressione che ci sia un passaggio da Rimini capitale, che è giusto, del turismo, una delle capitali mondiali del turismo, a Romagna capitale del turismo, non solo balneare ma montano, pedecolinare, eccetera, eccetera. Sta cambiando qualcosa, Castori? Ma io credo che stia cambiando molto, ne ragionavamo anche poco fa, ci sono state già anche alcune azioni che sono arrivate addirittura prima della costituzione ufficiale della destinazione turistica Romagna. Cito la fermata Cesena del treno alta velocità, ecco, Monaco. Lo dica ancora di fronte alle telecamere, che è molto importante per la prossima estate, quindi da ci sarà la fermata Cesena del treno alta velocità Monaco Rimini, che darà la possibilità di intercettare anche per la città di Cesena quei flussi di turisti che decideranno di fermarsi a Cesena per recarsi poi a Cervia Cesenatico, per fare un esempio. Credo che diventi un'opportunità importantissima per la città di Cesena per promuovere appunto le eccellenze culturali della città. Un altro elemento particolarmente significativo, credo che di poterlo citare tranquillamente, nella conferenza stampa di istituzione della destinazione turistica Romagna, il presidente della destinazione turistica, Andrea Gnassi, sindaco di Rimini, ha dichiarato: quest'anno nei materiali promozionali di Rimini ci saranno i mosaici di Ravenna e la Malatestiana di Cesena. Sta cambiando qualcosa. Credo che queste considerazioni probabilmente qualche mese fa non sarebbero state fatte. Ora diventano normali, e credo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il ragionare debba andare in quella direzione in ogni azione che si decide di compiere. Calisesi, io insisto su questo. Io vorrei chiedere al Presidente, perché lei fa fare la figura a me, però io la faccio volentieri, i criteri per i quali e con i quali, attraverso i quali la regione, Destinazione Romagna, io non ho mai creduto alla regione in questo tempo, ma a questa finalità di area vasta, chiamatelo come volete, di Romagna, compreso Ferrara, perché ormai è così, e spero che anche la Camera di Commercio di Ferrara insieme a quelli di Ravenna costituiscono l'unica Camera di Commercio della Romagna, ma questo è un altro discorso ancora. Ma parlare di porto di Ravenna, stiamo parlando di Ravenna, importante porto dell'Adriatico, attenzione, Trieste-Venezia, Ravenna, di aeroporti, questi sono gli ingredienti per i quali dare corpo al turismo e non solo. Sì, noi di Federalberghi Ravenna già da qualche mese abbiamo cominciato chiaramente a, anche perché sono i numeri che sono dalla nostra parte, chiaramente a cercare di portare avanti l'iniziativa della riapertura dell'aeroporto di Forlì. L'aeroporto di Forlì per una ragione semplice, anche di buon senso, e cioè noi abbiamo guardato quello che sta succedendo nel Veneto. Nel Veneto ci sono tre aeroporti che sono in capo a un'unica società, che è la SAVE, che è quella che gestiva l'aeroporto Marco Polo, e ha preso in gestione l'aeroporto di Treviso, Venezia, l'aeroporto di Verona. Verona e Treviso.
tre aeroporti che nel 2016 hanno portato un flusso di oltre 15 milioni di passeggeri. Chiaramente questo flusso di passeggeri nei prossimi anni è previsto in crescita, anche perché nelle settimane scorse abbiamo avuto notizie che sono entrati dei fondi importanti all'interno di Save. E sappiamo che ci sono dei progetti industriali con investimenti sull'aeroporto di Verona di oltre 130 milioni di euro, sull'aeroporto di Treviso di 70 milioni di euro, quasi per raddoppiare il flusso dei passeggeri. Fra altre cose, un altro dato importante è che l'aeroporto di Bologna è cresciuto molto negli ultimi anni, e però chiaramente a Ravenna non abbiamo visto nulla della crescita dell'aeroporto di Bologna come flussi passeggeri. Cioè lei dice che la crescita di arrivi della città di Bologna, poi non ha portato, cioè, non ha portato benessere e benefici alla città di Ravenna. Alla città di Ravenna assolutamente. Dati alla mano. Dati alla mano, perché vediamo, noi stiamo soffrendo moltissimo anche come presenze, proprio come Federalberg, proprio nella città d'arte. E questo, fate cose, perché stiamo portando avanti questa iniziativa? Anche perché, fate cose, ci siamo accorti che Bologna in certe condizioni è, non diciamo che è stato, ma ha difficoltà a gestire, specie quello che è il discorso dell'outgoing, in cui vediamo che tanti passeggeri degli aeroporti del Veneto sono praticamente emiliani romagnoli. Perché? Perché negli aeroporti del Veneto trovano delle condizioni economiche più vantaggiose e chiaramente trovano più disponibilità di voli, cosa che spesso invece sull'aeroporto di Bologna non si trova. E chiaramente anche il concetto dei parcheggi ha dei costi più limitati. Quindi vediamo proprio che tanti passeggeri emiliano-romagnoli si spostano in outgoing. Quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo un aeroporto che praticamente è pronto, che ci vuole poco per farlo partire, anche in termini economici. Chiaramente abbiamo Rimini, che noi non è che diciamo Rimini no, assolutamente. Se Save riesce a gestire sul territorio del Veneto tre aeroporti a distanza di uno a 50 km che è il Treviso e l'altro a 100 km che è il Verona, la stessa condizione è quella dell'Emilia Romagna, in cui abbiamo il Forlì a 50 km e il Rimini a 100 km. Quindi chiaramente quello che è importante è fare un progetto industriale in cui non c'è soltanto l'imprenditore basta, ma ci deve essere Sab chiaramente che fa la capofila. Perché se no torniamo a commettere quelli che sono stati gli errori del passato, in cui avevamo due società, che era la SEAF di Forlì e Radria Rimini, che hanno fallito con dei debiti che tutti conosciamo. Ma perché questo? Perché in un territorio così corto, diciamo così, nel senso con a 50 e 100 km, quindi con distanze così brevi, il fatto che ci siano tre aeroporti in concorrenza fra di loro non può portare risultati. Quello che invece può portare risultati è proprio quello che è il modello Veneto, cioè che ci sia un'unica società, come in questo caso può essere la Sab, che gestisce gli altri due aeroporti. Io la ringrazio. Pronti con... Intanto riordiniamo le idee, perché ne ha messa di carne al fuoco, Presidente. Anzi, io confermo questo fine ultimo settimana per Pasqua, ero a Venezia e da Piazzale Roma partono le navette per l'aeroporto di Verona e per l'aeroporto di Treviso. Treviso si trova a 50 km. 50 km Treviso, quindi se facciamo i calcoli. E parte da Piazzale Roma. Certo. Non faccio altre considerazioni, non credo, bisogna stare molto attenti quando si lancia certe cose, perché qui poi sono i privati che devono entrare in gioco, perché non è il pubblico, o solo il pubblico, perché il pubblico credo di poter dire, rivolto al sindaco di Forlì, che ci ha già messo di suo nel passato, bisogna stare molto attenti, e non credo che sia ripetibile, questo lo dico personalmente. Però per raffreddare un momentino, mi fate ascoltare cosa dice Franceschini? Signor Ministro, un'altra perla per il Ministero, ma per questa magnifica città di Comacchio. Beh, davvero l'apertura di un museo è sempre un giorno di festa, poi un museo che mette insieme il comune e lo Stato, perché il comune ha ristrutturato l'immobile, lo Stato ha offerto i pezzi straordinari che provengono dalla collezione di Spina, è davvero una prova di collaborazione, insomma, investire in cultura, investire in turismo culturale colto e intelligente è la grande prospettiva di questo paese. Comacchio da questo punto di vista ha tutti gli ingredienti per essere un modello vincente nei prossimi anni. Etruschi, romani,
tarda romanità è davvero un museo a cielo aperto, oltre che l'ospedale degli infermi. È un immobile bellissimo, è una collezione straordinaria, in questi giorni c'è anche la mostra di Pompei e poi Comacchio, basta guardarsi attorno, è un museo a cielo aperto. Signor Ministro, l'ultima, lei dice spesso che con la cultura si mangia, si fa economia. Assolutamente, il turismo culturale è la carta della competitività italiana nel mondo nei prossimi decenni. Il turismo internazionale sta crescendo con milioni di persone in più ogni mese. Tutti hanno in mente l'Italia, hanno in mente vivere l'italiana e quindi davvero bisogna insistere, puntare a un turismo sostenibile, qualificato, intelligente, che porta anche ricchezza. Ecco qua, quindi abbiamo ascoltato anche il ministro Franceschini. Riprendiamo però le fila. Ma sì, allora, bravo, abbiamo parlato di... Bravo, ministro. Ministro, bravo, dice. Bene. Abbiamo parlato della necessità di una logica romagnola di approccio sistematico al tema del turismo con destinazione Romagna. Ma servirebbe una destinazione Romagna anche delle infrastrutture. Oggi le infrastrutture, quelle che sono state citate, aeroporto, porto, sono state delle esperienze municipali, in gran parte tra l'altro sostenute dal pubblico. Oggi probabilmente necessariamente non ci sono più le condizioni e quindi devono diventare un'occasione, piattaforme imprenditoriali, ma non possono ragionare più nella logica delle singole città o dei comprensori. C'è bisogno di un approccio a livello romagnolo. Se vogliamo farla l'area vasta Romagna, la provincia unica di Romagna, noi non possiamo che legare le nostre infrastrutture. Quindi far sì che prioritariamente il 1.200.000 abitanti della Romagna, il potenziale turistico ed economico sia legato alle infrastrutture esistenti. E abbiamo due aeroporti, abbiamo un porto importante, Ravenna, abbiamo un interporto della logistica, abbiamo un nuovo scalo merci nello sviluppo in questo momento. Vogliamo partire da questo? E questo credo che sia il modo migliore per capire quali sono gli ingredienti oggi presenti. Non servono nuovi investimenti, serve ottimizzare quello che c'è. Poi c'è ancora, a mio parere, una fragile struttura viaria intercomunicativa. Molti passi in avanti sono stati fatti, i completamenti delle tangenziali. Siamo ancora in ambito cittadino, ma qual è il collegamento città per città? Ecco il lavoro di rafforzamento della struttura di collegamento fra Forlì e Cesena, ma c'è l'ammodernamento delle 45, un asse viario che serve tutta la Romagna. Il tema, questo sì strutturale, di rinnovare la comunicazione tra Forlì e Ravenna, da troppo tempo ancorata a scelte... Lei sta parlando della 67. Della 67, ma forse anche all'idea di tornare a modelli più sostenibili e innovativi. Ricordiamo che c'era una ferrovia, certo, nella prima, esatto, parte del Novecento, proprio, che era il punto di collegamento più diretto tra Forlì e la ferrovia adriatica. E poi c'è il tema del trasporto ferroviario, appunto, anche quello di renderlo più immediatamente compatibile negli allacci tra sistema viario, infrastrutture e sistema ferroviario. Però io penso che dovremmo ragionare più tutti, amministratori innanzitutto, se vogliamo dare corpo all'idea di un nuovo ente amministrativo romagnolo, e lo stiamo facendo seriamente, io credo l'idea, l'occasione della riforma delle province ce ne dà l'occasione, ma la cosa non si disegna solo sulla carta, lo si fa se si allacciano le economie di tutti i territori. E da questo punto di vista le associazioni di impresa sono importantissime per darci e spingerci nella direzione di dire quali sono le piattaforme che servono. Noi dobbiamo creare il contesto, le piattaforme, poi servono gli imprenditori. Gli imprenditori fanno il loro mestiere, lo fanno sicuramente molto meglio che non i politici e gli amministratori. Patrignani, lei condivide ciò che dice il sindaco Drei? Ma lo condivido in pieno, cioè deve esserci una coesione di tutta la Romagna, cioè di tutti quindi gli amministratori. Se vogliamo fare bene il nostro mestiere e fare in modo che la Romagna diventi un tutt'uno e che quindi andiamo sul mercato in maniera forte, bisogna che gli amministratori siano d'accordo e si mettono al tavolo e discutono e portano avanti tutti un progetto comune, cioè soprattutto poi quando parliamo di infrastrutture. Cioè
le infrastrutture, non può essere che Forlì pensa di fare una strada e Cesena un'altra oppure Ravenna un'altra ancora, cioè le infrastrutture, una strada di grande comunicazione che deve mettere insieme i territori devono dialogare, cioè non ci può più essere quel campanilismo, perché io sono anche un campanilista, anzi mi danno del campanilista, io penso... Sì, un po' lo è, come sì, lo sono po', io, lo un siamo. Po', un po' lo siamo tutti io, campanilisti, ma perché siamo campanilisti? Bisogna anche spiegare perché siamo campanilisti, perché io sono un po' campanilista, perché quando non lo sono mi fregano e quindi è per quello che sono un po' campanilista. Ed è il motivo per cui molti sono campanilisti. Insomma, si vi spaccia un parabellum, insomma, allora bisogna, dire, se vuoi la pace ti devi bisogna non essere più campanilisti, e per non essere più campanilisti bisogna avere un obiettivo comune, e la destinazione Romagna è un obiettivo comune. Però la destinazione Romagna, che non sia come quando si dice per me siete tutti uguali e quindi adesso per me siete tutti verdi e poi adesso i verdi chiari davanti e i verdi scuri di dietro, perché questo non va bene, cioè bisogna che siamo tutti uguali, ci mettiamo intorno al tavolo e il territorio deve crescere uniformemente, non che un territorio va in alto e l'altro rimane in basso. Anche perché se non facciamo così non andiamo da nessuna parte, perché noi possiamo diventare forti solo se veramente facciamo crescere la Romagna, e la Romagna è tutta. Non a caso non c'è nessuno che vuole andare via dalla Romagna, anzi vogliono venire perché Comacchio e Ferrara vogliono venire in Romagna, quindi vuol dire che di qua c'è un territorio bellissimo e c'è un'opportunità importantissima. Quindi sfruttiamo questa nostra opportunità, mettiamoci insieme, perché il mondo è cambiato e se non stiamo insieme va a finire che non ce la facciamo. Io devo aggiungere tutto ciò, però cose piacevoli e anche cose spiacevoli, perché le cose ce le dobbiamo, credo che qui questo sia il compito, dobbiamo dirle. Allora, cose piacevoli sono che probabilmente negli ultimi anni, caro signor Sindaco e cari assessori, sono stati fatti dei passi in avanti circa la costituzione di un'integrazione Romagna. Sistema sanitario, ad esempio, il sistema della mobilità, ad esempio, in cui si sono costruiti dei grossi, importanti contenitori, ancora da migliorare, da perfezionare, però funzionano. Quello che non funziona è che a livello regionale si pensava che questo dovesse essere un po' la cartina di tornasole, per esempio per quanto riguarda la AUSL, unica Romagna, 1.200.000, eccetera, dovesse funzionare nel nord, e da Bologna in su, anzi da Imola in su non ne parla nessuno, Imola con 60.000 abitanti. Quindi, quando la governance regionale affronta questi temi li deve affrontare completamente e non può, secondo il mio punto di vista, Presidente, dire come alcuni assessori regionali hanno detto a proposito di aeroporti, se la vedono loro. Non va bene. Perché non va bene? Perché in ogni caso una linea di indirizzo, oggi non c'è più il policentrismo come era in tempo, per cui un aeroporto a Parma, uno a Bologna, uno a Forlì, uno a Rimini, le fiere, una a Cesena, una a Rimini, una a Parma, una a Bologna, si va verso la semplificazione. Però io non sono personalmente, e mi confrontavo col Presidente anche su questa querelle, aeroporto sì, aeroporto no. Ravenna, sentiremo dopo anche il nostro sindaco di Ravenna, che dice delle cose interessanti, dice in pratica Forlì non esiste come aeroporto, messa così. Ho sentito e ho letto un'intervista del sindaco di Cesena, molto simile. Quindi, poi aggiungo a proposito di mobilità, ma sanno i nostri telespettatori, come credo di sapere io, che nel piano nazionale per le viarie, le vie, la E45 e la 55 non c'è più, eh? Inutile che stiamo a girarci attorno, non c'è, sulle 200 opere di intervento autostradale e delle superstrade non c'è la E45 e 55, ultima notizia di 3 giorni fa, così come è scoppiata una querelle tra, per esempio, Forlì, la municipalità di Forlì e quella di Ravenna, circa il problema E45 e l'asse del via Emilia Bis, perché questo ho raccolto andando in giro. Se questa è destinazione Romagna, io credo che ancora non ci siamo, Presidente. Mi rivolgo a voi, io le cose le devo dire perché altrimenti non faremo il nostro mestiere. Mignatelli. Io ritengo che sia indispensabile che l'entroterra con la riviera si unisca, trovi un'amalgama. Perché spesso si parla di riviera,
Si parla di turismo che viene perché c'è la capitale della Riviera che è Rimini, e c'è il porto, ci sono tante... Però io ritengo che sia importante riuscire ad amalgamare le forze per dare un turismo che non si fermi solo d'estate. Perché se noi riusciamo a fare sistema e creiamo una Romagna che abbia... Una Romagna che abbia la forza di attrarre persone che non si fermano solo per un mordi e fuggi, per un weekend o per un giorno, ma che abbiano la struttura, la Romagna che abbia la struttura per portare velocemente persone affinché possano rimanere più tempo in Romagna e quindi ospitarli, potergli dare la Riviera d'estate, integrando l'interno con l'arte, con l'enogastronomia, con lo sport, e poter continuare un'alternativa solo alla Riviera, ma poter continuare anche durante l'anno a proporre il turismo in Romagna. Quindi una Romagna che non si fermi solo stagionalmente, ma che abbia delle strutture ricettive e abbia anche la possibilità di far arrivare rapidamente in incoming il turismo, perché si possa... soffermare in tutta la Romagna e quindi un'osmosi di economia che può rifiorire, perché il futuro è il turismo, abbiamo detto. Saremmo non corretti se non dicessimo però che alcuni passi in avanti sono stati fatti verso questa integrazione. L'entusiasmo che mi porta a parlare di queste cose. Prof, professoressa, diceva. Ma intanto ci sono delle esperienze concrete rispetto a questa idea e questa prospettiva e questa speranza, ci sono delle idee già concrete che si stanno realizzando probabilmente senza il faro sopra che dà, sottolinea questa esperienza molto positiva. Per esempio Cervia Milano Marittima da diversi anni stanno aumentando sempre più la vendita di letti d'inverno in occasione della mostra, delle mostre del San Domenico. Sì, ho visto tra l'altro questa sinergia tra Cervia Milano Marittima con San Domenico. Sta andando avanti da molto tempo, c'è stato un picco importante nell'anno scorso con Piero della Francesca e sta proseguendo questa esperienza molto positiva. Noi dobbiamo arrivare all'obiettivo eccellente, ottimale, che non dobbiamo più parlare di destagionalizzazione della Riviera. La stagione deve essere una sola di 365 giorni l'anno. Esatto. Perché se la Riviera comincia ad avere la consapevolezza, la consapevolezza che nell'entroterra immediato ci sono mostre straordinarie lungo la via Emilia, occasioni di vacanza straordinarie anche attraverso l'offerta di prodotti tipici dell'entroterra. Ricordiamoci che siamo la terra dei 40 leader dei 44 prodotti DOP e IGP, di prodotti tipici che non sono né DOP né IGP, ma sono eccellenti e che attirano turisti. Quindi noi dobbiamo arrivare a una stagione sola di 365 giorni l'anno. Io ho in mente sempre una battuta di una tour operator canadese che mi chiese un pacchetto strano, molto strano, all'inizio della mia esperienza in Api di Servizi, per turisti giovani canadesi che volevano fare trekking. E io proposi, ovviamente, in Romagna, un albergo di bagno di Romagna con le terme e il trekking per questi giovani canadesi. E lei mi disse, ma vengono dal Canada, non mi propone nient'altro? Mi venne in mente, avendo a che fare spesso, anzi sempre nell'arco della mia vita con i giovani, di proporre lo shopping in Riviera alla fine del... E la signora mi chiese, ma quante ore di transfer ci sono dal parco alla Riviera? Un'ora. E lei, senza alzare la testa, mi disse, ah, come lo spostamento da quartiere a quartiere in una metropoli. E lì mi si accese un faro. Noi dobbiamo guardare la destinazione Romagna come la vede la tour operator canadese, come da quartiere a quartiere di una grande metropoli, perché questo siamo. Perfetto, io sono d'accordo con lei, però aggiungo un'altra picca, provocazione per provocazione. Quello che viene da Francoforte, no? Venire da Francoforte quella signora, oppure il canadese ha detto, canadese. Ma quello che viene da Francoforte impiega un'ora e un quarto, questo è il volo che faccio da Bologna, arriva a Bologna,
mette soprattutto d'estate 2 ore e mezza da Bologna a Rimini. Questa è la verità. È inutile che ci giriamo attorno. Per arrivare a Ravenna anche il doppio. A Ravenna anche il doppio. Bisogna risolvere questi problemi. Questi sono strozzature. Si sta lavorando però in maniera importante. Ma si sta lavorando, ma... Dall'aeroporto alla stazione avremo il People Mover che porterà... E allora cosa risolve? Ravenna? Che dopo deve cambiare? Deve aspettare il treno che arriva. Ma vi rendete... Rendiamoci conto. Prego, assessore. Perché... Quando arriva a Londra, però non lo dico per me o per noi, per i nostri telespettatori, facciamoci capire. Io non ce l'ho. Noi abbiamo l'aeroporto di Bologna, che è il nostro principale di riferimento, quello, e su questo stiamo lavorando. Il servizio shuttle che viene attivato dal comune di Ravenna e dal comune di Cervia, logica di collaborazione ancora una volta, impiega 60 minuti dall'aeroporto di Bologna a Ravenna e 90 minuti dall'aeroporto di Bologna arrivare a Cervia. Quindi è un tragitto percorribilissimo se pensiamo a quanto impieghiamo quando arriviamo all'aeroporto Ryanair di Londra, al centro cittadino della London City, di London City. Quindi con una differenza che quelle... c'è la metropolitana di superficie. Sì, proprio. Per quanto riguarda, io dico sempre una cosa, dobbiamo lavorare bene sulle infrastrutture, sulla logistica, però la cosa che muove il turista, prima delle infrastrutture, della logistica, del treno, del car sharing, è la motivazione. Vi assicuro che la motivazione è quello che fa la differenza e noi su questo qui dobbiamo lavorare come destinazione Romagna. Poi arriva il piano strategico delle infrastrutture che possono essere treno, logistica, aumentare la frequenza dello shuttle che l'abbiamo fatto, la copertura dello shuttle che abbiamo fatto, diminuire il tempo di percorrenza del treno tra Ravenna e Bologna, investire sul People Mover che in 10 minuti collega l'aeroporto alla stazione centrale di Bologna e quindi noi... Come destinazione Romagna dobbiamo fare un progetto anche strategico su quelle che sono le infrastrutture, però delle cose sono già state fatte e si vedranno i risultati che nel prossimo anno Ravenna, discutendo con l'assessore Donini e pensando come poter ridurre i tempi di collegamento tra la stazione di Bologna e la stazione di Ravenna proprio in vista del People Mover, ha fatto una cosa molto semplice, ha chiesto di eliminare qualche fermata di quella che è la tratta Ravenna-Bologna, cercando di portare la maggior parte dei treni sotto l'ora. Ma perché questa qui non è solamente una questione che riguarda il turista, è per la qualità della vita dei cittadini, ridurre i tempi di percorrenza, anche per i pendolari che si spostano da Ravenna a Bologna. Quindi questa cosa qui è una cosa, molto il sindaco importante. Si rivolge, rivolge mi sembra naturale che di fronte alla bolognese questa sia la scelta, come dire, privilegiata che fa Ravennate. Ma se diventasse operativo l'aeroporto di Forlì, possono cambiare le strategie relativamente alla frequenza e alla facilità dei collegamenti, perché ripeto, il tema è questo che noi poniamo, cioè a questo punto evidentemente se ci sono imprenditori e c'è una volontà di riattivare e quindi far ripartire una infrastruttura che non è forlivese, è romagnola, forse ci sono anche nuove condizioni per comunicare tra città e opportunità per le stesse città romagnole. Assolutamente. Città turistiche romagnole. Dica pure però, nel frattempo mi preparate anche la pillola di De Pascale, sindaco di Ravenna. Stava dicendo, scusi? No, stavo dicendo che condivido pienamente anche perché Forlì e Ravenna ci vogliono 5 minuti. L'aeroporto di Forlì a entrare in autostrada, quindi usare la viabilità stradale, ci vogliono 5 minuti. Dalla stazione di Forlì all'aeroporto di Forlì ci vogliono 5 minuti con traffico. Quindi è una condizione, arrivare dall'aeroporto di Forlì a Cervia sono 20 minuti. Quindi diciamo che le condizioni sono ottimali. Allora facciamo così, adesso devo andare in pubblicità. Inizio con l'intervista a De Pascale. Prego regia. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. www.confcommerciocesenate.it. Noi dobbiamo capire da dove veniamo. E veniamo da 20 anni di politiche aeroportuali in Romagna disastrose. E questo dobbiamo ammetterlo. Non è che attribuire le colpe a qualcuno o a qualcun altro. Abbiamo realizzato 2 aeroporti in Romagna, abbiamo perso milioni e milioni di euro nelle due gestioni, ci troviamo dopo aver sprecato un mucchio di soldi
con due aeroporti chiusi e con nessuna certezza rispetto al futuro di nessuno dei due scali. Nel frattempo, a poca distanza da noi, l'aeroporto di Bologna, con un investimento principalmente della Camera di Commercio di Bologna, quindi anche lì lo dico con simpatia agli amici del mondo delle imprese e delle associazioni, a Bologna è stata la Camera di Commercio il primo attore dell'aeroporto di Bologna, quindi uno dovrebbe anche guardare in casa propria rispetto a come sono andate le cose, che sta crescendo in una maniera incredibile, perché l'aeroporto di Bologna sta diventando l'aeroporto di Firenze, l'aeroporto di Milano, people mover, alta velocità, dall'estero conviene volare su Bologna e prendere l'alta velocità per Milano o per Firenze o per la Romagna. E quindi noi abbiamo detto, c'è un'emergenza che dobbiamo risolvere in un anno, non in 10 anni, e questo vale soprattutto per Ravenna che è fuori dall'asse della Via Emilia, e che è avere un collegamento efficace con Bologna. Perché comunque Bologna rimane il grande aeroporto internazionale, non esclude che ce ne siano degli altri, ma collegarci con Bologna è fondamentale, non si può non essere collegati con Bologna, sia per l'alta velocità che per l'aeroporto, e quindi potenziare quella linea. Parallelamente a questa attività abbiamo detto, secondo noi c'è lo spazio per uno scalo romagnolo in sinergia con Bologna. È chiaro che se il sindaco di Forlì dice deve essere Forlì e il sindaco di Rimini dice deve essere Rimini, rientriamo esattamente nel film degli ultimi 20 anni e finirà che non sarà Forlì e non sarà neanche Rimini. E quindi quello che abbiamo detto è, noi non ci schieriamo né con Forlì né con Rimini, i due sindaci facciano il patto che dei due si fa quello che ha le migliori condizioni per poter funzionare in termini di connessione col ferro, in termini di flussi, si vada tutti insieme dall'aeroporto di Bologna e si proponga, diciamo, un investimento in Romagna. Ma tutti devono essere aperti. Noi, quando ci hanno tolto le 55, diciamo, non è che siamo stati contenti. Adesso arrivo però, anche alle 55, no, però, arrivo. Qualche amico di altri territori si era detto contro le 55, che per Ravenna era importante. Però non è che ce le leghiamo al dito, bisogna essere realisti. Oggi quell'investimento non era un investimento realizzabile in tempi brevi, non vuol dire che non si farà mai, vuol dire che però adesso bisogna concentrarsi su altre cose. Ecco, questa era l'intervista un po' più lunga, come avrete immaginato, rilasciata da Michele De Pasquale, sindaco di Ravenna. Avete capito quali sono le posizioni in campo, eh? Sì, è chiarito. Da una parte c'è la posizione di Federalberghi, anzi mi interrompo un momento perché mi dicono che siamo in diretta, sicuramente voi a casa sarete collegati o attraverso i siti o attraverso la televisione di questo attentato di poche... Ecco, queste sono le immagini, guardate che stanno arrivando a Parigi, alle Champs-Élysées, France Paris shooting. Vedete, si parla di un poliziotto ucciso, di due morti, la zona è completamente isolata, quindi vi preghiamo di mettervi, di connettervi in questo momento per saperne di più, ma ovviamente sono notizie che rimbalzano a livello internazionale. Sono le Champs-Élysées, Parigi, in un momento topico e tipico della politica europea, non solo francese. Sapete che questo fine settimana vi saranno le elezioni in Francia, che sono molto importanti per il popolo francese, ma anche per l'Europa. Qui vorrei chiudere questa parentesi che dovevamo per informazioni in diretta, tornando e proseguendo il discorso che Michele De Pasquale ha introdotto col suo ragionamento articolato, Presidente, circa l'utilizzo degli aeroporti. Quindi a questo punto c'è questa posizione, mi pare, signor Sindaco, di Forlì chiara, di Ravenna, ma probabilmente anche di Cesena. Rimini ovviamente dice Cicero Prodomo sua, difende se stesso. C'è una posizione degli operatori economici e alberghieri che dice, l'ha detto poco fa, dice ma tutto sommato perché non si può trovare un accordo facendo l'unica società Rimini-Forlì in accordo con Bologna sulla falsariga di ciò che ha fatto in Veneto con la Save? Queste sono le due posizioni che stanno emergendo. A voi. Beh, credo che si debba partire da domande di questo tipo. Cioè, i ragionamenti vogliamo cominciare a farli prima fra noi piuttosto che, come dire,
verificare quello che esiste in questo momento e invece avere un'ottica di sviluppo di un intero territorio. È cambiato in pochi anni radicalmente lo scenario degli aeroporti. Erano aeroporti, quelli romagnoli, sostenuti da società pubbliche che sono misuramente andate a male, con grande spreco. Oggi l'occasione è per progetti dell'imprenditoria privata. Noi dobbiamo crearne le condizioni, dobbiamo metterli nelle condizioni di fare dei progetti industriali credibili. Quindi io credo che il problema non sia metterci d'accordo il sindaco di Forlì e il sindaco di Rimini, ma dialogare con i sistemi d'impresa, l'economia del territorio, il turismo del territorio e vedere quali possono essere le migliori condizioni con cui non dividerci le economie e i pubblici, ma incrementarli possibilmente. E questo fa, è un ragionamento che è collegato direttamente a Destinazione Romagna. Destinazione Romagna non è una redistribuzione dei turisti, ma è la volontà di un grande incremento di questo enorme potenziale che abbiamo. E allora le infrastrutture che abbiamo, non nascondiamole, ma vediamo quale può essere il miglior utilizzo che se ne può avere. Ma dobbiamo dialogare con l'economia del territorio. E io, i telespettatori, però, adesso stiamo vedendo queste immagini, e a tutti voi vi prego di partecipare su questo. Vorrei anche richiamare un altro dato di fatto che stiamo vivendo in questo paese, all'Italia. All'Italia adesso, proprio in queste ore, c'è un referendum circa un accordo da parte dei dipendenti per approvare o no, ma c'è una riduzione drastica. All'Italia, attenzione, si scontra con, tra gli altri problemi, con alcuni aeroporti. Cito l'aeroporto di Bergamo, Orio sul Serio, che compete con l'Italia sui voli low cost, Ryanair. Dice niente a Forlì, a Rimini e a Bologna Ryanair, perché cambiano le cose, però dobbiamo dire che le istituzioni pubbliche, quindi comuni e camere di commercio, a un certo punto si sono spese con Ryanair sui low cost, come si sta facendo ancora oggi nei nostri aeroporti della Emilia-Romagna. E in questo modo rovinando il mercato, stravolgendo le regole di mercato. Attenzione, perché dobbiamo dire le cose tutte come stanno. Inutile dire Rimini, Bologna, io sono perché. Però bisogna capire chi mette i soldi per mantenere. Perché qui la competizione nei confronti di Alitalia viene fatta da questi aeroporti. Attenzione, che benedetto paese è questo? Mandiamo male l'Alitalia e contemporaneamente con i nostri soldi manteniamo Orio al Serio, magari Rimini, magari Forlì, nel tempo fa, quando Ryanair se n'è andata perché? Perché queste sono le cose che dobbiamo dire. Mi sono sfogato. Signor Sindaco, allora, lei ha la cordata di imprenditori privati. Non ho io la cordata. No, io credo c'è che una cordata. Ci sono imprenditori interessati. Bene. E quindi aspettiamo il piano industriale, perché le cose che abbiamo visto finora sono da dimenticare. Posso fare una chiudiamo domanda? Una pagina e apriamo una nuova. Io, qui non è porta a porta, ma quindi non dovete firmare nulla, non è questo, noi semplice confronto, eccetera. Quindi lei chiamerà gli altri sindaci come gli altri operatori commerciali, le altre organizzazioni, perché poi sono tutte le organizzazioni, dire la situazione è questa, abbiamo una cordata disponibile, cosa vogliamo farne? E quindi, secondo il suo ragionamento, non è Forlì che lo deve fare da solo, lo deve fare. I miei primi interlocutori la Romagna. Sono i sindaci della Romagna. Certo. Ma quello che io ritengo che una volta questi imprenditori, non è se c'è, va avanti il progetto di Saab che fa da capofila. Penso che degli imprenditori interessati a entrare in una società in cui c'è anche Saab, visto che è una società quotata in borsa e visto anche i risultati che ha fatto degli incrementi del 300-400% negli ultimi anni, penso che ci sia anche un interesse da parte degli imprenditori a entrare in una società, però dove c'è Saab chiaramente che fa da capofila. Cioè dobbiamo veramente riprendere il modello Veneto, perché sennò torniamo a quegli errori del passato. Torniamo a quegli errori del passato in cui le società gestite da privati si mettevano in concorrenza. Mettersi in concorrenza tra aeroporti in una distanza di 100 km è il fallimento delle due più piccole, ovviamente, come è già successo. Poi chiaramente Bologna farà, come è successo con Forlì, darà 7 milioni di euro alla Ryanair per fare base, spostare la base da Forlì a Bologna e 12 euro a passeggero. Cioè, perché ovviamente il problema è che se c'è concorrenza nel raggio di 100 km si fa il gioco delle compagnie aeree. Perché una compagnia aerea, se adesso dovrebbe, anche Rimini, che è in difficoltà, è partito, ma è in difficoltà perché? Perché se deve far venire le compagnie aeree a Rimini,
Una compagnia aerea minimo ti chiede dai 7 ai 15 milioni di euro solo per dire faccio base da te. Quindi questo è il problema. Chi paga 7 e 15 milioni di euro? Il problema è che non ci sono, ma chi sono gli imprenditori che hanno i soldi, a uno per partire un aeroporto abbia 50 milioni, che poi quei soldi sono già buttati via e non li vede più, solo per portarsi delle compagnie di aeree in casa propria. Quali sono quelle società in grado di investire? Allora, per quello che dico, la realtà è questa. Forlì ha bisogno anche dai 5-10 milioni, parliamo di numeri perché sennò non ci capiamo, dai 5-10 milioni per poter partire come aeroporto. Più che altro nella fase delle infrastrutture fra gate e check-in. Rimini ha un problema un po' più grosso, nel senso che gli investimenti da fare sul porto di Rimini sono sulla pista, che sta andando, diciamo, è 40 anni, che sta andando in deroga perché è una pista militare. E quindi la necessità di rifare una pista costa decine di milioni di euro. In più tutte le infrastrutture. Quindi, secondo me, bisogna chiaramente fare un'analisi veramente reale, concreta, e mettersi a dire... Signori, cosa vogliamo fare? Un aeroporto deve partire subito, perché non è giusto, ritengo, che noi stiamo regalando dei passeggeri al Veneto. E se il Veneto ha previsto un incremento del 100% nei prossimi 4-5 anni, vuol dire che il passeggero utilizzerà sempre di più il volo aereo. Quindi se vogliamo fare una destinazione Romagna, dobbiamo fare un aeroporto e farlo il prima possibile, metterci d'accordo a un tavolo, capire qual è l'aeroporto dei due in questo momento che può partire subito e partire, farlo partire. Noi riteniamo Forlì perché... Rimini, che arriva a Rimini, Rimini da 600 a 1200 alberghi, prima, ora che arriva a Ravenna non ci arriva niente, sicuro, è lo stesso discorso di Bologna, perché da Bologna non ci sta arrivando niente, per quello che noi di Ravenna e chiaramente Forlì ci aspettiamo un aeroporto di Forlì e speriamo che in qualche modo puntiamo più su Forlì, anche se non diciamo mica Rimini no, ripeto, c'è il modello Veneto che ha tre aeroporti, funzionano tutti quanti bene. Prego, prego. Beh, io credo che sia importante in questo momento storico partire dall'inizio e non dalla fine, cioè credo che riprendo sempre lo scenario normativo che è cambiato, cioè quello deve essere il riferimento, piano strategico del governo, nuova legge regionale, destinazione turistica, è lì che devono avvenire i ragionamenti, non anticipare i ragionamenti in altre sedi per poi portarle in quelle sedi, cioè, secondo me sono quelle le sedi dove il pubblico che voglio dire compone il consiglio di amministrazione e il privato che comporrà la cabina di regia dovranno dialogare rispetto agli obiettivi. Cioè stasera abbiamo già cambiato obiettivi 2-3 volte, prima siamo partiti con la riapertura immediata di Forlì, poi diciamo potrebbe andare bene anche Rimini, poi diciamo guardiamo il modello Veneto, andrebbero bene tutti e due, insomma... Cioè, non è così che si fa per intraprendere un percorso dandosi degli obiettivi. Io credo che per potersi dare degli obiettivi occorre iniziare a fare dei ragionamenti all'interno degli organismi preposti per cercare di perseguirli. Poi vorrei mettere in evidenza un aspetto che questa sera secondo me sta venendo un po', sta passando un pochino in secondo piano. La nostra regione è una regione che nel 2016 ha aumentato le presenze turistiche. Negli ultimi anni abbiamo sempre aumentato. Sempre aumentate le presenze turistiche. Poi io precedente. Non devo tirare la volata al mio collega di Ravenna. Ravenna ha aumentato le presenze turistiche del 7%? Federalberghi no. 6,5%. Ha aumentato le presenze. Noi siamo Federalberghi. Ha aumentato. Però si parla di città e si parla di territori. I territori hanno aumentato le presenze turistiche. Credo che in virtù di questi numeri positivi ci siano tutti i presupposti per avviare degli altri ragionamenti strutturati all'interno degli organismi preposti. E ripeto, gli organismi preposti sono quei luoghi nell'ambito dei quali chi verrà chiamato a farne parte dovrà elaborare tutte le idee necessarie per andare in una direzione. Prima il sindaco diceva i primi interlocutori saranno i sindaci, ed è vero, ed è giusto che sia così, ma credo anche che sia giusto che certi input arrivino proprio dalla destinazione turistica. Sarà la destinazione turistica a dare gli input all'ente, che non è la destinazione turistica, ma la Regione Emilia-Romagna, per andare nelle direzioni più opportune per raggiungere determinati obiettivi. Altrimenti rischiamo, ripeto, di partire dalla fine e non dall'inizio. Il turismo è una materia stupenda per quanto è complessa. Noi ci siamo concentrati molto sulla logistica questa sera, però ricordando, cioè, se parliamo di logistica aeroportuale dobbiamo anche guardare all'intermodalità poi degli spostamenti dei turisti, perché è quello che massimizza l'esperienza sul territorio di,
di viaggio è quanto riusciamo a ridurre i loro tempi morti per arrivare a destinazione o muoversi nelle varie tappe del loro viaggio. Quindi è importante tenere non solamente in considerazione dell'aeroporto, ma anche dei collegamenti via ferro, anche su gomma, e anche della bigliettazione che noi mettiamo a disposizione per godere temporaneamente di questi mezzi, di questi vettori. Poi c'è anche un tema della ricettività. Il calisese di Federalberghi dice: noi siamo in un momento di stagnazione, evidentemente bisogna porsi anche qualche domanda e la destinazione dovrà farlo, perché poi su questo qui turismo è tutto in una città, è ambiente, sport, è beni culturali e anche programmazione urbanistica. Se abbiamo parte della ricettività alberghiera che soffre in favore di strutture extra alberghiere come bed and breakfast o residenze turistiche autorizzate o i campeggi, che di fatto non li chiamiamo camping ma sono dei veri e propri resort, che hanno continuato ad investire in qualità delle loro strutture, dobbiamo capire il perché c'è una fetta della nostra ricettivo che, e lo vogliamo capire insieme ai nostri imprenditori, perché non possiamo non interessarci della marginalità che loro hanno, perché poi sono posti di lavoro e ricadute economiche sul territorio. Però un tema del ricettivo c'è. Perché una fascia di alberghi soffre? Perché un extra alberghiero cresce? Fondamentalmente il turista non lo possiamo muovere come un joystick, no? Con il joystick decide dove andare, noi dobbiamo dare l'offerta migliore possibile, poi sarà lui a tirare a sé quella che è l'esperienza di viaggio che si cuce addosso. Quindi ci sono diversi temi: come promuoviamo il territorio, come integriamo i diversi prodotti, come destagionalizziamo le destinazioni e non i prodotti. Noi dobbiamo dare, imparando dall'agricoltura, dobbiamo offrire il miglior prodotto nella stagione migliore per creare una destinazione a 360 giorni. Quindi non si destagionalizza il balneare, si va ad integrare col prodotto arte, cultura, ambiente, e dando tutte le leve motivazionali, dall'enogastronomia al folklore al musicale, per venire a godere del nostro territorio. Dicevo, turismo è quanto bello per quanto complesso, merita dei ragionamenti approfonditi, merita studio, formazione dagli amministratori e dagli imprenditori. Vantiamo anche una collaborazione con l'università sul territorio, Rimini, aperto in collaborazione con il Polo Universitario di Bologna, anche un nuovo master sul turismo a Ravenna, col quale stiamo continuando a collaborare, perché quello che farà la differenza sarà anche le professionalità e i nuovi mestieri che riusciremo a creare in questo settore, nel quale tutti si improvvisano ad essere allenatori della nazionale al bar, ma dove pochi entrano nel dettaglio di una materia che mette insieme dall'economia alla sociologia a tutte quante le scienze umanistiche che ci possono essere. Non so se voi abbiate questa percezione, probabilmente avranno i nostri telespettatori, quei pochi tanti che ci stiano seguendo. Voglio ricordare ancora questo attentato di Le Champs-Élysées a Parigi, mettetevi in collegamento per saperne di più, e alla fine poi, se avremo qualche notizia, la daremo. Però ho l'impressione, parlando di destinazione Romagna, Presidente, mi rivolgo al Presidente della PT, che ci siano cose confessate e cose non confessate. Le cose confessate sono quelle ufficiali, quelle che avete detto, le varie interviste, gli incontri, il Consiglio di Amministrazione di Destinazione Romagna, gli interventi degli assessori. Poi ci sono le cose inconfessate o inconfesse, che c'è nel sottofondo ancora quella attrito difficile da cancellare, perché è difficile, perché è così. Per esempio, stasera non abbiamo parlato di porto. Il porto di Ravenna rientra in una logica complessiva delle strutture che dobbiamo avere presenti come Romagna, perché se alla fine si farà questo scalo diverso, le navi passeggeri, ho visto, caro assessore, personalmente, perché andando a piedi per le città, questa povera gente che scende e con i trolley se li tira dietro per andare a trovare. Bisogna risolverlo, ma è la Romagna che lo deve risolvere. Però non sono quelli del terminal passeggeri. Come? Non sono quelli del terminal passeggeri. No, ho visto quelli del terminal passeggeri, glielo garantisco. E quindi è un problema. Il porto di Ravenna è il porto della Romagna, non è il porto di Ravenna. È quello che è. Per cui quando parliamo di aeroporti, porto la stessa cosa. Noi
Questa è la Romagna. Ci vuole un minuto sul porto, lo scalo crocieristico, che ha avuto un investimento importante da parte di Global Port, che è una società turca che ha acquistato il 51% delle quote del terminal passeggeri di Ravenna, è già entrata in contatto con la città e vorrà fare investimenti importanti, è sicuramente una risorsa. Lo scalo crocieristico deve tornare ad avere una massa critica che passi i 100.000 passeggeri e non può fare affidamento solamente nelle grandi navi, ma è importante riconoscere anche il turismo di crociera di alto livello, cioè le cosiddette navi extra luxury che possono permettere di presentare Ravenna e l'Emilia Romagna al meglio, perché poi sono quel tipo di turisti che cercano l'eccellenza. Mentre noi adesso, qual è la sfida come territorio? È non essere solamente porto d'attracco, ma porto dal quale si imbarcano, quindi collegamento che è già stato sperimentato, aeroporto di Bologna e poi dal terminal passeggeri di Ravenna si parte dormendo una notte in città. Questo qui fa la differenza, si diventa un non port, si dice in termine, o solamente un porto di transito. Questo qui, dal punto di vista della capacità del terminal passeggeri, è quello che benissimo cambia molto. Abbiamo a disposizione 5 minuti per tutti. Io vorrei dire una cosa. Veloce però. Certo. Il futuro è proiettato sul volo dell'aereo, perché è previsto un aumento dei voli fino a un 30% nei prossimi anni, perché le cose stanno cambiando in questo senso qui. Va benissimo il treno ad alta velocità, va benissimo il trasporto su gomma, per carità, è tutto perfetto. Però noi dobbiamo pensare non tanto alla città in se stessa, dobbiamo pensare a una Romagna. Se noi dipendiamo per forza da un'altra cosa, noi non riusciamo ad avere uno sguardo sulla Romagna. La Romagna, con lo sviluppo che prenderanno i voli aerei, quindi con gli scambi internazionali e con la volontà che dovremmo avere di un incoming, abbiamo la necessità di far sì che il nostro territorio si amalgami sempre di più. Ecco perché questa necessità che continua. Questo è importante. Prof. Sono importanti gli aeroporti sicuramente, sono importanti i treni ad alta velocità, ma è fondamentale che ci sia la consapevolezza di essere un soggetto che ha delle potenzialità che ancora non sono state espresse. Se il pubblico non si rende conto che ha delle potenzialità da sviluppare, abbiamo un problema. Non ci si può lamentare che la Riviera ha uno sviluppo straordinario in ambito turistico e non comprendere ciò che non si è fatto fino ad oggi. Bisogna essere accompagnati in un percorso e bisogna stare dentro il sistema. Poi parliamo di aeroporto, parliamo di infrastrutture, ma prima bisogna comprendere che cos'è il sistema turistico, altrimenti non ce la possiamo fare. Per il giro finale, Castori? No, io direi che non ci sono attriti fra territori. Beh, direi che siamo siamo all'inizio di un percorso. All'inizio di un percorso nuovo. Un dialogo che deve continuare. Esatto. Signor Sindaco. Sul turismo, Destinazione Romagna è l'avvio, l'innesco. Ci auguriamo davvero che finalmente sotto la cornice Romagna possa partire un ragionamento corale. Serve però, è urgente, la cabina di regia romagnola delle infrastrutture, che fino ad oggi non è esistito. Abbiamo sempre guardato prima Bologna, il rapporto di ogni territorio con Bologna per farci la nostra infrastruttura, o addirittura Roma. Oggi non riusciremo a fare una grande destinazione Romagna se non sapremo anche collegare le nostre singole infrastrutture e renderla al meglio. Ma mi scusi, no, meglio che non dica niente. Prego. Beh, noi siamo di Federalberghi, siamo fiduciosi. Diciamo che questa destinazione Romagna intanto ci ha portato negli ultimi 2 mesi a fare diversi incontri con gli amici forlivesi e gli amici cesenati. Quindi questo è già un buonissimo segno, quindi speriamo di continuare anche con gli amici riminesi in modo che questa sinergia si completi. Beh, c'è una cosa che mette tutti d'accordo, chi ci deve scegliere? Il nostro pubblico. Quindi nel turismo ci siamo riusciti perché abbiamo capito che il brand Romagna è molto più forte dei singoli brand di ogni città. Bene, mi sembra. Il privato
che è un po' la fiaccola sotto il moggio, cioè, se lo ricorda, la fiaccola sotto il moggio per fare creare nel pubblico questo interesse sinergico, mettere in moto. Il sindaco di Forlì dice, ma a me che non si riesca sull'infrastruttura a fare il tavolo tra i sindaci. Mamma mia. No, ma prima cosa ho detto? Che c'è... Mamma mia. Perché sono campanilista? Perché appunto molte volte mi fregano, cioè allora... Ho l'impressione che ancora ci sia qualche strascico che viene dal passato e che ancora c'è un... perché quando sento dire che va meglio l'aeroporto di Bologna piuttosto che quello di Forlì mi verrebbe da chiedere, ma insomma un romagnolo che dice che va bene l'aeroporto emiliano... Cioè, è un po' strano. Un po' strano, cioè, però ci sta. Però quando lo dice... mi viene da pensare che di nuovo suona il campanile, cioè perché magari da Bologna arrivano bene a Ravenna e quindi uno dice, lui è, io rappresento Ravenna e se riesco a far crescere il turismo a Ravenna, a questo punto va bene, però questo esce un po' fuori dal sistema Romagna, perché se vogliamo fare la Romagna bisogna che ci uniamo e a volte bisogna anche saper soffrire per far crescere la Romagna. Se invece non siamo in grado di soffrire, vuol dire che torniamo a fare i campanilisti. Ed è il motivo per cui dopo ognuno tira l'acqua al suo mulino. Bisogna che ci mettiamo insieme. Se questa è una partenza con un qualche strascico ancora del passato, ci può stare, però bisogna che effettivamente ci uniamo e cominciamo a volte anche a soffrire un po' per la Romagna, perché poi quella piccola sofferenza ci porterà dei grandi benefici in futuro. Io vi ringrazio, però per concludere vorrei ricordarvi che, Presidente, abbiamo prossimamente notte rosa, notte celeste, notte del liscio, date? Beh, la notte del liscio è il 9, 10 e 11 giugno, la notte rosa 7, 8 e 9 luglio e la... Non possiamo dimenticare la notte celeste, certo, perché assolutamente è una perla delle terme. 17 giugno è la serata principale, però abbiamo il weekend anche qui, 16, 17, 18 giugno. Perché diciamo queste cose? Perché sono motivo di aggregazione. Assolutamente. Aggregazione per i cittadini, per i visitatori, ma per tutti noi, anche per le istituzioni in questo senso. Non so se abbiamo notizie ancora dalle Champs-Élysées, però io vorrei... pur di fronte a questo ultimo dramma, concludere questa serata con un po' di un sorriso. 50 anni fa, ecco, queste sono le ultime immagini, guardate, che ci arrivano dalle Champs-Élysées, ovviamente ancora le notizie sono molto scarse, le apprenderemo nelle prossime ore. Vorrei concludere dedicando, in occasione del 50esimo della morte del principe De Curtis, alias Totò, alcune immagini con le quali, Presidente, vorremmo concludere con un sorriso sulle labbra e sperando che vada sempre meglio. Grazie, ciao a tutti. Qualcuno adesso per sapere l'indirizzo di questa Marisa Florian. Dove andiamo? A quel militare là? A quello? Ma che sei pazzo? Quello deve essere un generale austriaco, non lo vedi? Va bene, siamo alleati. Siamo alleati? Cioè, beh, siamo alleati. Siamo alleati. Andiamo. Via. Scusi, e scansati. Scusi, lei è di qua? Dica. È di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? E ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, excuse me. Se che? Bitte schön. Noio. Se che? Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio vuole... Volevan savoir. Noi io volevamo savoir l'idris. Ja? Ja? Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! Ah, parla italiano! Ah, complimenti! Complimenti! Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. www.confcommerciocesenate.it Romagna Capitale.
Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina, Romagna passione da ti specchi nel tuo mar, Romagna capitale.